Questa è un'altra slide molto centrale nei miei corsi, soprattutto nella parte relativa alle licenze open e alle licenze Creative Commons. È diciamo un'infografica realizzata da Fother, è rilasciata a sua volta una licenza Creative Commons, e praticamente illustra le sei più una licenza Creative Commons, cioè sono sei licenze più il Public Domain, il CC0, secondo le attività che gli utilizzatori possono fare o meno quando trovano un'opera sotto la licenza. Quindi voi partite dalla parte sinistra della slide, dello schema, trovate la licenza che è applicata all'opera che avete davanti, non so, avete trovato un'immagine, avete trovato un PDF, un documento, un articolo, e verificate la licenza andando nella parte destra della slide. Vedete appunto se potete fare alcune cose o non le potete fare. Ad esempio, posso fare copie, ripubblicare, devo o meno attribuire la paternità all'autore, posso farne usi commerciali, posso farne modifiche e adattamenti, posso cambiare la licenza sulle opere derivate. Questa slide secondo me è davvero molto molto efficace, perché diventa una mappa orientativa per chiunque si sia avvicinato a questo mondo ma non abbia ancora molta dimestichezza con le licenze. È davvero a prova di bambino di terza media, perché appunto partendo dalla licenza con i login che normalmente trovate per individuare la licenza, potete capire semplicemente cosa potete fare e cosa non potete fare con quell'opera.